Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia. Siamo qui di nuovo con il nostro mitico Spezia e come già vi ho detto nel video di lunedì, questa settimana cercheremo di finire questa mitica carriera per poi dedicarci completamente allo Schalke e a qualche altro tipo di video come consigli di inizio carriera. Oggi andremo a vedere la partita, le due partite con l'Arsenal in Champions, speriamo bene, e la partita in Serie A con il Milan. La formazione è Ruffi in porta, Smith, Bachetti, Zuma, Zappa Costa, Casemiro, Badu, Pizarro, Depay, Berardi, Rescaldani. Appunto, speriamo. Invece l'Arsenal si schiera con Ospina, Alexandro, Vermaelen, Kulu, Richards, Hughes, Ramsey, Ozil, Wilshere, Florenzi e Giroud. Poi Viviano, Koscielny, McManaman, non so come si pronuncia, Santi Cazorla, Bartra, Vlahovic e Campbell. Speriamo bene, non sarà affatto facile, però. Però speriamo bene. Partiamo noi all'Emirates. Un pareggio o un 2-1 non mi farebbe schifo, addirittura una vittoria sarebbe perfetta. Ma ripeto, va bene qualsiasi risultato, basta non una goleata nell'Arsenal. Depay subito cross al centro, Resca. Mitico. Mitico. Ottimo l'assist di Depay, 31esima rete stagionale. Diciamo che i nostri punti forti sono le prime punte fra Rescaldani e Belotti. Però sempre se servite da ottime ali o seconde punte nel caso dello Schalke. 0-1 Spezia. Ancora palla noi, speriamo di non perderla. Rescaldani la passa a Berardi, Berardi sulla sinistra. Sostituisce purtroppo l'infortunato Robben. Badu, Smith, Berardi, Berardi per Pizarro, Pizarro per Smith, sbagliano, no, 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 Florenzi sulla destra, fermatelo, fermatelo, Florenzi sulla destra, fermatelo, Hughes, gol, no, che cazzo, gol, no, Ruffier, cioè Ruffier è proprio indegno, ma proprio un coglione, mamma mia, Ruffier, che cazzo fa? Questo punto era meglio Adan. La serie B, non c'ha mi sa. 1-1. Grazie a Ruffier. Che da oggi in poi non giocherà più. No, scherzando. Ai cazzo, però. Perché non me lo fa sti cose una volta? Una volta tanto che. Badu sta giocando una merda. 1-1 pari. Stiamo facendo bene, boh. Oh. Ah, sembra motivato e ispirato. Io quasi quasi li sostituirei. Comunque sia Rescaldani che Badu stanno. Mettiamo Bovo. E speriamo bene. 1-1 all'Emirates sarebbe un risultato importantissimo. Però il gol dell'Arsenal per come è arrivato mi fa molto rosicare. Si può sentire il tono della mia voce. Ancora l'Arsenal, gol. No. Bovo, Hughes, Wisher, Wisher, sbaglio, meno male. Meno male, questa l'abbiamo salvata. Ruffier passa attraverso le porte. Rescaldani sta un po' male. Infatti quasi quasi, ma ci mettiamo nella mischia al buon Fletcher. Anche se stava giocando abbastanza bene, Bachetti sta giocando male. Mettiamoci Maximovic, oh. Finiti i cambi, 1-1. No, pure Bovo si è fatto male. Ma mo si è entrato, ma porca miseria. Depay pure. Mannaggia, ha fatto tutti i cambi. Florenzi, Florenzi per Hughes. Hughes per Giroud. Alexandro, Alexandro sulla sinistra. Bravo Zuma. Dai Zuma, non perde il suo pallone. Non perde, no, 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 no. Ma perché? Perché? Si è sentito Pirlo. Florenzi. Bravo Smith, ma fortunati loro. Mo Ruffier era capace di metterla dentro quella palla. 70esimo, Ramsey, 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 no, nulla, meno male. Sia Depay che Bovo stanno male. Che proprio sfiga. Ospina, Ospina, spara avanti. Mamma mia, su. Alexandro, Ozil, Ozil, Hughes, Hughes, Wisher, Wisher per Ozil.
Spezia in bambola. Ozil, Ozil. No, che cazzo? Ozil, Giroud, palo. Che culo. Qua siamo stati parecchio fortunati. Mantenevamo l'1-1, ma veramente solo per fortuna. E Abu qua attacca ancora. No, Berardi. Berardi, Giroud, gol. Vabbè, qua. No, 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 no. Vabbè, ma perché vi... Madonna, quanto vi odio, ragazzi. Abbiamo regalato sta partita all'Arsenal. Ruffier, il genio del male, avrà un passato da tifoso dell'Arsenal. E la difesa che baffunghi. Mo che danno pure la mazzata finale. Hughes, Richards, Wilshere, Hughes, Vermaelen, Alexandro, Alexandro, Ozil tutto solo. Ozil tutto solo. Cross al centro, Wilshere. Oh, Ruffier è capace di parare ancora. Wisher. La grossa al centro. Giroud, Bizarro, la stoppa. Finisce qua la partita 2-1 per lo Spezia. Lo dico che sicuramente mo fischia l'arbitro, appunto. 2-1 per l'Arsenal, non per lo Spezia. E... Che cazzo sono da Zaga? Hanno giocato una merda. Soprattutto nel secondo tempo. Ma come si fa a prendere 7.1 che ha fatto delle merde, delle stronzate proprio, Ruffier. Un po' incazzato. 3 tiri in porta. Lo so che pure noi che giochiamo in contropiede, però mamma mia, che schifo di partita. Comunque ci rifaremo sicuramente in casa, perché sennò i nostri giocatori moriranno. E perché? Ah, o oh, addirittura Prandelli vuole convocare Zapp, Bachetti e Berardi. Buono, buono. Ci vediamo con la partita col Milan a fra pochissimo. Andiamo, e adesso vi faccio vedere pure la formazione nostra. Giochiamo con Navas, appunto. Questa partita voglio provare lui. Rido perché avevo detto che non facevo giocare Ruffier, e così è stato. Colarov, Bachetti, Maximovic, Rosales, Pirlo, Badu, Pizarro, Berardi. Proviamo Young, Fletcher. Contro invece Pantilimion, che non mi piace tanto come portiere, Monzò, Mexes, Bellucci, Bellucci, Tomovic, De Jong, Montolivo, Bertolaccio, Shaarawy, Stevanovic, Toivonen, che non è male manco come prima punta, o meglio, è una buona anche prima punta, e possiamo giocarcela, va bene anche un pareggio, diciamo che almeno io sono molto più concentrato alla partita di Champions, al ritorno con l'Arsenal. Anche perché per come è arrivato il 2-1 sono molto incazzato. Anche se credo, alla fine, cioè non credo, possesso palla eccetera, se la so pure meritata la vittoria, però alcuni errori potevano essere evitati. Fletcher, Badu, 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 gol. Bravo. In campionato così, in Champions invece giochiamo un po' male. Vabbè, ovviamente l'Arsenal ha giocatori forse migliori di questo Milan, cioè forse sicuramente, però Kolarov, la passa Rosales, Kolarov ancora. Badu, Badu, Badu. Oggi è ispirato. Però vabbè, non esageriamo, Badu. Voglio vedere anche Ashley Young, chissà come si comporta al posto di Robben. Ovviamente non è lo stesso giocatore, cioè Robben un pochino meglio, cioè molto meglio. Poi non può giocare anche in Champions, però in campionato per far rifiutare gli altri ci può servire parecchio. Kolarov all'indietro per Pizarro. Pizarro tenta il destro. Fletcher, Young non ci arrivano. Peccato. Però buona la partita. Stevanovic, Pirlo 1-0. Che cacchio. Monzon. Monzon. E Shaarawy, gol. No, Navas. Bravo. Spariamo avanti, non c'è nessuno. L'undicesimo, già parecchie emozioni. Mi sa che verrà un video abnorme, però sti cazzi. Berardi. No, però perché ho sbagliato? E Shaarawy, e Shaarawy, il contropiede, il contropiede, è stato Toivonen al centro. E Shaarawy tenta l'azione da solo. Sta pure lasciato appunto da solo, ma ha fatto un tiro indegno. Navas con tutta calma va a prendere il pallone, però non mi sembra il caso di rallentare già il gioco. Sì, proviamo un po' a controllare questa partita, visto che ci sta mettendo abbastanza bene. O almeno i primi 10 minuti abbiamo giocato bene, poi molto Milan. Vediamo un po' il possesso palla. No, pari.
6 tiri a 10, diciamo possiamo giocare meglio. Badu viene da un monito verbalmente, vabbè. 37esimo. Ma non esce. Non esce la cosa. Potete giocare meglio. Anche se, ripeto, è anche normale visto che stanno già con. No, no, formazione spezzi. Valutazione spezzi. Ma ci ho sempre stato. Ah, boh. 1-0. Scusa, a volte parlo a bassa voce perché sono anche ragionamenti che faccio fra me e me. Anche a volte senza senso, vero? Max S, dai, regalaci un sogno. No, invece. Shalawi, bravo. No, ma perché? Perché dobbiamo regalare sti palloni? Bachetti, Badu. Badu per Berardi. Berardi, Pizarro. Berardi, Berardi. Perde palla. Pizarro, Berardi. Berardi, Berardi col sinistro. Gol. Bello. Bello. Bello veramente. Bravo Berardi. Primo gol con la maglia dello Spezia. Preso veramente anche lui per due spicci. Berto, beh, Bellucci. Bertomovic. Stevanovic. Pantilimion. Bellucci. Bellucci per Bertolacci. Bertolacci per Montolivo che si è fatto male. Sharawi, Sharawi, Sharawi. Bravo Rosales. Però non rischiamo che già siete ammoniti. Monzon, Monzon per Sharawi. E Sharawi sulla sinistra. Secondo me questo è gol. No, Navas, bravissimo. Mi sa che stai meritando un posto da titolare per l'Arsenal. Per giocare con l'Arsenal. Rosales sta stanco. Monzon, Monzon, Niang, rigore. Ma perché, Maxi? Perché ci dobbiamo incasinare le partite? Io, ma che l'ha presa con la mano? Ammonito. Che ha fatto pallavolo? Non lo so. Avrà spinto. Pure Kolarov. No, Kolarov è espulso. Ah no, seconda ammonizione credo. Per proteste, chi la batte? Ah no, viene espulso veramente. Mannaggia, ragazzi, mannaggia. Come incasinarci le partite, insomma, no, non eravamo contenti, insomma. Leviamo Berardi. Stanciano può giocare. Un secondo di riflessione. No, forse ho sbagliato. Allora, vediamo un po'. Annullo l'ultima modifica. Annullo. Giochiamo così. Arretrando un po'. Oppure levando un centrocampista. Sì, scusate ragazzi. Momenti difficili perché. Avrei preferito non prenderlo quel gol. E chi ci leviamo? Chi ci leviamo? Boh, poi Young perché sta giocando male. Ho uno più stanco, Pirlo. No, però vorrei levare uno di questi. Quindi ci vediamo. Adeyo giocherà ovviamente sicuramente sulla destra, no? No, può giocare un po'. No, boh, ci mettiamo Smith. E Mimmo. Che cazzo, Mimmo non può giocare in nessuna parte. E porca troia. Giochiamo così con Berardi che però farà la seconda punta. Appunto, seconda punta. No, trequartista. Trequartista, va. No, però sostenere, non attaccare. Vabbè, va bene così. Certo, Berardi, ma è poco limitato. Gioca solo, sì, prima punta e le due ali. Vabbè. Mo' rigore per il Milan. Sharawi, Sharawi. Gol. Peccato Navas c'era sul pallone. Peccato. Però vabbè. Ci abbiamo ancora un gol di vantaggio. Possesso palla loro. Allora facciamo così. Proviamo a fare di nuovo contropiede. Navas. Lo spezza in 10. Sharawi. El Shaarawy ancora, El Shaarawy, El Shaarawy, Montolivo, Montolivo. Volete fare un altro rigore, ragazzi? Non lo so. Vogliamo regalare pure sta partita. Montolivo, Nagatomo.
Si inventa il tiro della giornata. El Shaarawy, El Shaarawy gol. No, Navas. Navas oggi. Bravo, bravo. 2-1, ovviamente assedio Milan. E ancora El Shaarawy. Crossa al centro. E Niang si inventa. Non l'ho mai vista la FM14 la rovesciata. Se non sbaglio, El Shaarawy. El Shaarawy Toivonen, bravo Bachetti. Ecco, ci chiudiamo. Ritmo molto più lento. State più indietro. Chiudiamoci un po'. Berardi ha pure segnato. Non ha fatto una cattiva partita, però. Pirlo è stanco. Mettiamoci un medianaccio. Sì, ok. Allora, leviamo Pirlo. È stanco. Mettiamoci Casemiro. E leviamo Berardi, mi spiace, ma sinceramente è un po' limitato nelle posizioni. E ci mettiamo il mitico. Il mitico può giocare trequartista? No. Momenti di flessione. Depay. No, Depay non lo vorrei stancare. Mauro Icardi può giocare. Boh, giochiamo con Fletcher qua. No, no. Non mi piace Fletcher là, boh. Facciamo stanca un po' Depay, tanto sono 7 minuti. Mo' la accoppano, sicuro. Gli rompono una gamba. E così non può giocare. Ultimi 3 minuti. No, ma perché? Azione finale del Milan. Incrociamo le dita. Nagatomo, Montolivo. Il gol della Biff. Ovviamente ci deve restare. Caceres, Caceres. Niang, oh, no, Navas mo gioca titolare contro l'Arsenal. Nagatomo, Badu. Raga, però un po' di sprint, un po' di motivazioni. Potremmo chiudere qua, non dico il discorso scudetto, però iniziare a mettere i puntini sulle i. De Jong, Nagatomo, Maximovic espulso, dai. No. Qua Bertolacci, crossa al centro, no, la spara. Ma non finisce la partita. Rosales, Depay, dovrebbe tenere palla. Depay, Pizarro, De Jong espulso? No. Raga, con calma, dovrebbe fischiare l'arbitro. Fischia, bravo. 2-1, partita un po' così e così, però. Ben fatto, perché tanto sti cazzi, ragazzi. Importante aver vinto, ripeto, la testa era già nella partita contro l'Arsenal. Il Napoli deve ancora giocare, però stiamo comunque a 15 punti da loro. Discorso scudetto. A meno di proprio crisi dello Spezia è quasi concluso. Anche perché ci sono molte partite così e cosà. Rosales comunque ha fatto una buona partita. Kolarov io lo. Un buon avvertimento. Se non voglio fare cose peggiori, mandiamo il vice che mi scoccio. E ci vediamo direttamente con la partita con l'Arsenal fra poco. Andiamo a vedere la partita di ritorno contro l'Arsenal. Faccio della formazione. Navas in porta, Kolarov, Bachetti, Zuma, Smith, Badu, Casemiro, Bovo, Depay, Berardi, Rescaldani. Loro. Non ve l'ho fatta vedere, vabbè. Andiamo sparati. Uno perché il video è durato tantissimo. E due perché voglio vedere la vittoria dello Spezia. Assolutamente. Siamo aggressivi. No, raga. Non c'è partita. Dobbiamo fare un gol almeno. A questo punto voglio arrivare in semifinale. Abbiamo fatto una buona gara di ritorno. Onesta, insomma. No, né buonissima né scarsissima. Ma adesso voglio vincerla. Basta. Me frega proprio. Vermaelen. Culo. Hughes. 4 minuti. Stavo dicendo 4-0. Magari. Decimo minuto ancora 0-0. Nessuna azione. Badu viene ammonito verbalmente. Undicesimo minuto. Ancora 0-0. Nessuna azione. Non c'è proprio. Kolarov ammonito. Azione. Che cacchio sta succedendo? Non ho capito. Che cacchio sta succedendo?
Sai, calcio d'angolo. Però non so perché la telecamera. Bartra, Bartra. No, ma puttana. Momenti di silenzio e rabbia. Scaldani, Casemiro. Zero a uno ancora per l'Arsenal. Ne manca un'azione. Niente proprio. Kolarov, cross al centro. Gol. Bovo. Dai. Dai ragazzi. No, no, raga. Tutto per tutto me ne frega proprio. Subito il 2-1. Ragazzi, non me ne frega. Muovetevi. Non è possibile. Dai. Ospina. Spera avanti. Sbaglia. No. Rescaldani, Rescaldani, Casemiro, Depay, 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 Depay per Rescaldani, Rescaldani, ti prego, segnala. O crossa, fai quello, fai qualcosa. Rescaldani, 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 ma che cazzo stai facendo? Rescaldani, Depay, no, ma perché sto tiro di merda? Perché? Ma come ti odio, Depay. Ah, perdetela sta palla, fate pure Melina, perdetela sta palla. Depay, Berardi, Berardi, crossa al centro. Mitico. L'Arsenal voleva fare pure Melina in difesa agli ultimi minuti, ma vaffanculo. Grande Rescaldani. Berardi, Rescaldani. Scusate la rabbia, ragazzi, ma sto gioco proprio. Quella volta mi fa incazzare. Ma come sono felice? Stai vincendo 2-1! Ma adesso sushi. Che dovevo dire? Stai giocando a merda. Chissà come stiamo vincendo 2-1 con l'Arsenal. Dai, ma basta un solo gol e passiamo. Certo, se fanno loro un gol siamo rovinati. Infatti in teoria dovrei levare tutto per tutto, ma lo leverò solo al terzo gol nostro. 50esimo. Devo mettere anche una cosa. Tenete palla, ok. 2-1 ancora. Funziona adesso tutto per tutto, però. Infatti, Kolarov. Rescaldani. Kolarov. Berardi. Ti prego. Mitico. 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 Mimmo. Berardi. Mitico. Non so se l'ho già detto, mitico. No, l'Arsenal attacca Wisher. Ho avuto manco il tempo di. Ecco, lo faccio ora. Ok. Tutti perdete tempo. Ritmo molto più lento. Giocate più sicuro, più disciplina. Fate contrasti aggressivi. Fate. No. State più indietro. Linea difensiva molto più indietro. Tre fasce. Portate pallone in aria. Passaggi più corti. Ok. Giochiamo proprio. Ui, Badu, Badu, Badu per Depay, dai, se facciamo il 4-1 veramente festa grande, Depay, che cazzo hai fatto? Secondo me voleva passare il pallone a un suo amico lì, in tribuna, oh, fra gli spalti, ma mi sa che non c'è manco riuscito. Arsenal che mo attacca però, Ospina, Ospina spara. E bravissimo Kolarov. Kolarov, dai, che ce la fai a non perdere palla. Dai, Kolarov. Boh, a volte Football Manager mi fa. Mi lascia un po' basito. 3-1 Spezia. Incredible. Non so manco se fare cambio, eccetera. Io lascio così. E prego. 75esimo. No, raga. Dai, 75esimo ancora. Il tempo non scorre. 77esimo, 79esimo. Ancora però la palla Ospina. No. Palla all'Arsenal. Hughes. Hughes per Florenzi. Florenzi per Ramsey. Bravissimo Smith. Berardi spara in avanti. No. No. Bovo. Smith.
Casemiro. No, no, raga, io la vedo brutta. Wisher espulso. Buono, buono così, buono così. Buono così. Mamma mia. E basta, un gol loro e siamo fuori. Potete capire l'ansia. 3-1, non mi aspettavo proprio. Però, zitti ancora. Oh, Kolarov sta male, pure Bovo. Batu, Bovo, tutti quanti. Vabbè, Kolarov fuori. E entra Zap. Baugan e Pizarro. Dai. Gli ultimi 5 minuti di sofferenza estrema, non dovreste vedere la mia faccia. 89esimo, 89esimo, 80. No, no, ma perché? Hughes. Hughes è all'indietro. Oh, pensavo un errore. Ospina. Ospina con Koscielny. Koscielny. No, se prendiamo gol mo veramente mi. Non gioco più. Ramsey. Eriksen. Bravissimo Zap. Berardi, Berardi, Berardi. Berardi, non perde palla, ti prego, Berardi. La passa a Vaughan. C'è un sacco di spazio perché l'Arsenal è aperto. Depay, chiudila, ti prego, Depay. Mamma mia, 4-1. Mamma mia. E solo da festeggiare, non urlo perché sono le 8 di mattina. Però Depay, Florenzi, Florenzi, Pizarro, Depay, Depay, Florenzi. Anche se mo ci segnano sti cazzi, ma dovrebbe anche fischiare l'arbitro un 4-1 così. Non sono mai manco sognato. Giroud, Giroud, Eriksen. Mamma mia, Navas. L'Arsenal l'ha visto proprio. I sorci verdi contro questo mitico Spezia. Zappa Costa, Berardi. E pensare che quando hanno segnato veramente stavo spaccando la tastiera. Koscielny, Ospina. Finisce qui 4-1. 4-1 ragazzi, 4-1, ricordatelo, 4-1. Meglio di una finale, no, boh. No, veramente, ragazzi, se lo meritano. Parliamo a tutti perché veramente si meritano. Ma siete proprio mitici. No, fanculo, Baghetti. Grandi, 4-1. Lo Spezia ha dovuto soffrire dopo la presa andando, poi la squadra sta capace di rimontare. Riscaldare 13 gol e chi lo acchiappa più. E vi faccio vedere semmai nel prossimo episodio sorteggi. Sì, anche che già è dato lungo. Ragazzi, ci vediamo ovviamente credo venerdì per il ritorno, insomma, per l'altro episodio con lo Spezia. Poi credo che farò anche Pasqua e Pasquetta, o comunque Pasqua o solo Pasquetta per i video, forse Pasqua. E ah no, Pasquetta è lunedì, quindi comunque ci deve stare il video perché come ben sapete faccio il lunedì. E niente ragazzi, mi sto divagando. Spero che questo video vi sia piaciuto. Grandissimo Spezia, veramente grandissimo. Intanto salvo perché sennò se mai c'è un blackout o qualcosa mi sparo. E come sempre ragazzi, un saluto dal vostro Mac94, ovviamente Football Manager Italia. Ciao ragazzi!